In realtà si chiama Cheikh Tidjani Sidibe, è nato a Porte Tienne nel Mali da padre Moussa Sidibe, che era un parà della Mauritania, e la madre Nunzia La Rocca, di origine siciliana. Ha iniziato il pugilato in Francia, a Parigi, dove Sabatini appunto l'ha scoperto, lo ha portato in Italia. Dotato sì di grandissima fantasia, ma non altrettanto è sempre pronto nella fase di copertura. Siamo così giunti al secondo round di questa manifestazione che si disputa, come avevo detto, all'Ariston di Sanremo, nel quadro della manifestazione I Campioni di domani. Talvolta Nino La Rocca si abbandona anche a qualche piccola scorrettezza e non di rado ne fa un certo abuso, ma quando si mette a picchiare seriamente lo fa con molta efficacia. Ecco, perlomeno nelle fasi iniziali ha trovato sulla sua strada un avversario in grado di tenere di testa, che non accetta, come abbiamo detto, passivamente il ruolo di sconfitto, gioca le sue chance secondo le sue possibilità, che non sono eccezionali ma che indubbiamente vanno lodate. Ancora un leggero richiamo da parte di Nello Barrovecchio, l'arbitro, a La Rocca, che tende ad abbassare l'avversario per poi colpirlo. Ecco, vedete, quando resta sui colpi, ne approfitta Fred Coranson per rientrare. Questo pugile, che vive in Francia, originario della Martinica, come avevo detto, è abbastanza esperto pur non avendo delle doti eccezionali. Vedete che La Rocca ha anche qualche cosa un po' di malandrino, finge di tirarsi sui pantaloncini, di distrarre cioè l'avversario per poi colpirlo. Ma non è tanto per cattiveria quanto proprio per il gusto dello spettacolo. Ecco, vedete, improvvisamente poi riparte. E abbiamo accennato questo lato spettacolare, eccessivamente clownesco. Non riesce a toglierselo nonostante i tentativi che fa il suo manager Rocco, ma vedete che poi, al di là di certi aspetti spettacolari e un po' pugile molto simpatico anche negli aspetti previ, avete visto, addirittura ora si abbandona a delle scene in verità esagerate e deve intervenire Barrovecchio per rimettere un po' di ordine. Ma sono tutte scene, atteggiamenti che piacciono indubbiamente al pubblico, anche perché poi sono corredati dal successo. Se un pugile si mettesse ad operare in questo senso, come sta facendo La Rocca, e poi perdesse il match, indubbiamente questo tipo di atteggiamento non sarebbe troppo apprezzato, ma il pubblico lo tollera, si diverte, proprio perché poi nella sostanza La Rocca è in grado di vincere gli incontri, perlomeno quelli che ha disputato sinora. Si concede anche qualche distrazione e si conclude anche la terza ripresa. Dicevamo che si concede talvolta qualche prosieguo della carriera quando dovrà affrontare indubbiamente avversari più validi. Avete visto questo destraccio terribile, preciso, che era stato preceduto da un gesto così piuttosto grottesco, e ancora prosegue nella sua recita, ma poi quando porta i colpi, come abbiamo detto, sono colpi sostanziosi che producono danni e mettono a durissima prova la resistenza degli avversari. Vedete che Coranson, per quanto abbastanza solido, appare un pochino frastornato, ed è questo uno dei motivi fondamentali che rendono gli avversari di La Rocca così intimiditi in fondo, perché non capiscono assolutamente nulla di fronte a un avversario che gliene fa di tutti i colori.
che li ride, li sfotte. Ne fa oggetto di scherno, ma poi al momento opportuno, come abbiamo detto, egli sa piazzare colpi diretti, in particolare diretto destro e anche ganci. Mobilissimo, ricco, straordinariamente ricco di vitalità. A mal partito, vedete, Coranson, che cerca di mulinare le braccia come meglio può, ma che ha difficoltà a trovare un bersaglio che non è certo facile. È certo che con campioni veri, autentici, probabilmente certe confidenze non dovrà più concedersele, ma sino a questo momento egli sta vivendo un tipo di carriera, sta disputando una strada, percorrendo una carriera, dicevamo, che si basa moltissimo su questo tipo di rappresentazione pugilistica. Ora Coranson è finito letteralmente fuori dalle corde, ma non toccato, evidentemente è abbastanza stanco, frastornato, demoralizzato soprattutto sul piano psicologico. Era riuscito a fare qualche cosa di buono nelle prime due riprese ed ecco ora lo vedete anche stanco, non in grado più di difendersi con il necessario ordine, e su di lui si avventa la rocca che lo colpisce in questo momento giusto, opportunamente giunge il lancio dell'asciugamano. E vedete l'autenticità della gioia, perché nonostante le pagliacciate che fa durante il combattimento, poi egli manifesta autentica gioia quando riesce ad abbattere l'avversario, come gli è capitato sinora. E questo è il suo 28esimo successo, 28esimo successo nella sua carriera. Ed ecco, ancora prosegue nella sua manifestazione, ha vinto per getto della spugna la quarta ripresa. Ecco, rivediamo qualche fase di questo, di questa esibizione un po' clownesca ma indubbiamente divertente. Ecco ancora che faccenno, saluta il pubblico, gli risponde in qualche modo l'avversario, ma poi vedete parte e lo atterra con questo diretto destro improvviso. Ecco, non sappiamo, è arduo stabilire quanto sia autentico questo attaccamento al tricolore italiano, ma è invece certo che il suo desiderio di ottenere la cittadinanza italiana, proprio perché gli consentirebbe di rendere più agevole il proseguo dell'attività pugilistica.